perché giustamente il discorso tra Paralacrime di Jacoboni non può che non sollevare una reazione da parte di chi no, mi è commosso. Lei è commosso, vorrei... allora cosa fai? Allora, scusate, sei un grande uomo. No, lo devo fare. Fai vedere, Allora, lo devo fare, io ho i soldi. Io ho i soldi per fare. Bravo! Io ho i soldi. Che gesto, che gesto. Chiedo alla regia per fare. No, lo devo fare. Tirati indietro. Scusami, tirati indietro come questo qua che si è tirato indietro. Lo devo fare. Noi in questo momento... Questo qua chi? Bravo. Questo qua. Ma chi è? Sarà chi? Lionin, ma sarà qualcuno, no, io... però si è ritirato. Scusate, allora chiedo alla regia. Andrete buoni. Un campo largo, insomma, sì, per totale, quadrare tutto, totale, una totale, perché noi ne abbiamo talmente tanti che possiamo permetterci. Questa non è, questa è beneficenza. Questa è beneficenza, è un close. E io lo accetto volentieri. Però aspetta, però devi aprirlo. Devi aprirlo, certo, devo impallare. Sto morendo. Vediamo un po', per favore, di camera. No, cosa c'è? 10 euro! È sempre meno che niente! Che sono vere. E poi cosa e siccome qua abbiamo Juventini, io mi faccio Juventino questa volta e i soldi non glieli ridò. Quindi ha fatto la gag, ha fatto la battuta e adesso ha perso 10 euro. Tu non sai però che quei 10 euro sono di dubbia provenienza. Sono di Simone Castelli, lo possiamo dire, il nostro regista che ringraziamo. Vabbè, ma tanto lui ne prende già tanti. Ringraziamo anch'io. No, posso adesso, abbiamo fatto la gag. Posso adesso? Una delle migliori gag della televisione. No, ti do la parola. Sai che mi stavo commuovendo veramente? Vabbè, io ho raggiunto dei livelli di commozione. Livelli di commozione, te lo giuro che mi stavo. Questa è TV verità. Io mi sa che Fulvio vuole dare il suo contributo, Non ho capito cosa. Ma lui fare. È ben accetto, perché sicuramente non è come Castelli che ha 10 euro nel portafoglio, che lascia lì è sempre bello pieno. Diamo Ale, c'è un doppio fondo, magari. Va via, va via, va via! Ti porta via Sai chi mi ricorda? Sai chi mi ricorda così? Mi ricorda un amico di Adriano Galliani. Esatto. E, un caro amico di Adriano Galliani.